Ciao a tutti, in questo video torno a parlare della pedaliera HX FX della Line 6. Infatti in passato sul mio canale ho realizzato diversi tutorial su questa pedaliera, alcuni dei quali hanno riscosso un discreto successo, come per esempio quello dei suoni Gilmore, in cui con questa piccola pedaliera vado a creare dei preset estremamente credibili e molto simili ai suoni utilizzati da Gilmore, e il tutto senza spendere una fortuna di strumentazione. E allora, ci sono svariati motivi per cui oggi voglio parlarvi dell'HX FX. Prima di tutto perché di recente ho fatto una serie di live e ho avuto modo di suonare con questa pedaliera e testarla diverse volte live collegata a un amplificatore e mi sono trovato abbastanza bene. Inoltre devo dirvi che non mi sto trovando bene invece con i modeller, quindi con le pedaliere che vanno a simulare amplificatore e cassa. Questo per una serie di difetti che sto notando e che non dipendono dalla mia scarsa conoscenza di quelle pedaliere, ma più che altro da reali problematiche che ancora non sono del tutto superate, che comunque rappresentano delle variabili quando andiamo a utilizzare un modeller, una pedaliera che simula l'amplificatore. In particolar modo vediamo che comunque i preset che si creano risultano sempre un po' troppo compressi e anche se teniamo il gain basso risultano comunque rumorosi. Per poter ovviare a questa rumorosità l'unica cosa è inserire in catena un noise gate, però il noise gate va praticamente a tagliarci le code dei suoni e in particolar modo ci smorza pesantemente il sustain. Anche se non lo regoliamo in maniera molto invasiva, il sustain del nostro suono ne viene a fare le spese, e questo sicuramente è un fattore negativo quando magari facciamo una parte lead che invece ha bisogno di più cuore, ha bisogno di queste note lunghe con questo sustain infinito che ci aiuta e ci sostiene a esprimerci ancora meglio. Inoltre il noise gate comunque si disattiva quando avviciniamo la mano alle corde, perché in quel momento è come se cessasse di funzionare, in quanto sento un minimo rumore delle dita che sfregano sulle corde e quindi il noise gate si disattiva per farci sentire, quindi è come se sentissimo un piccolo ronzio all'inizio quando iniziamo a suonare. Inoltre non vi è dubbio che purtroppo, nonostante il tanto tempo speso e le ore sottratte alla musica tra parentesi per realizzare le catene di preset e realizzare il suono migliore, quando andiamo dal vivo con un modeller non siamo mai sicuri del responso finale, perché magari ci siamo fatti il suono sui nostri monitor di casa, poi l'abbiamo provato sull'impianto con cui suoniamo di solito, poi andiamo in un altro live e c'è un altro impianto, il suono cambia completamente. Ma non sto parlando solo di qualcosa che puoi compensare con un semplice ritocco dell'equalizzazione. A volte devi andare a rifare il preset. Qualcuno mi dirà: vabbè, sei stato tu che non sei abbastanza bravo a fare i preset. Probabilmente anche questo, però vi posso dire che è veramente abissale la differenza a seconda degli impianti e della tipologia di casse in cui vai a suonare. Ci sono degli impianti più tagliati per i medi e la chitarra esce meglio, ci sono degli impianti invece in cui i medi sono più scavati e i suoni che ci siamo fatti escono estremamente striduli, estremamente compressi. Quindi il risultato è che tu vai a suonare, ti sei fatto dei preset con la simulazione di ampli, ma non sai se questi preset suoneranno bene nell'impianto che andai a trovare dal vivo. Inoltre, un altro aspetto per cui oggi voglio parlare di questa pedaliera digitale e anche economica è il fatto che noi chitarristi siamo presi alla continua spesa, dalla continua mania di comprare e vendere nuovi effetti, nuovi pedali. Allora, se questo è un lavoro di ricerca, ben venga, perché è giusto anche provare cose nuove, sperimentare, eccetera. Però molto spesso noi lo facciamo perché non siamo mai contenti del nostro setup, cerchiamo quel qualcosa in più che secondo noi dovrebbe darci quel setup definitivo, e invece poi non succede così e dopo poco tempo ci ritroviamo sempre nella stessa situazione di comprare e rivendere spendendo sempre tantissimi soldi, quando invece con una pedaliera come l'HX FX, come vedrete, già si ottiene un suono ottimo, versatile, che va benissimo nel 99% delle situazioni in cui ci troviamo a suonare. Ricordo quando comprai questa pedaliera, era circa il 2019, prima della pandemia, e mi ricordo che ero abbastanza scettico su questo acquisto, che ho fatto più che altro per sperimentare, perché ero fermamente convinto che comunque una pedaliera digitale non avrebbe mai potuto replicare il calore dei suoni dei pedali analogici. Anche lì però in realtà bisogna fare una riflessione, perché oggigiorno molti dei pedali che acquistiamo non sono per niente analogici, sono dei pedali anch'essi digitali, soprattutto tutti i pedali che riguardano modulazione, effetti d'ambiente, delay, reverbero, sono tutti digitali. Anche le migliori marche producono pedali che ormai sono completamente digitali, che costano tanto e che di analogico hanno veramente ben poco.
Inoltre avevo questo bias, questo preconcetto sul fatto che comunque il calore dell'analogico, la qualità, sentire sotto le dita, eccetera. Poi, una volta che ho iniziato a provare questa pedaliera, ma che ho anche capito come settarla, come diciamo tirare fuori il meglio, tutta questa differenza con i pedali analogici praticamente si è annullata. Prima di andare avanti ti ricordo che se questo tipo di contenuti ti piacciono metti un bel like e valuta di iscriverti al mio canale per restare sempre in contatto ogni qualvolta andrò a pubblicare nuovi contenuti. Grazie! Entriamo a parlare, a descrivere questa pedaliera, entriamo nella filosofia di questa pedaliera. L'HX FX della Line 6 non è un modeler, è semplicemente una pedaliera digitale, cioè al suo interno non contiene simulazioni di amplificatori a casse e quindi come tale va collegata a un amplificatore reale. E questo direi che è proprio il suo punto di forza. Ma ciò nonostante, al suo interno contiene più di 270 effetti, in quanto nel tempo, con gli aggiornamenti del firmware, la Line 6 ha continuato a aggiornarla e quindi a aumentare il numero di effetti in essa contenuti. Abbiamo tutte le tipologie di effetti, veramente con una versatilità totale. Molti effetti sono ispirati a dei pedalini realmente esistenti, come per esempio il Tube Screamer, o come l'OCD della Full Tone, o come il Delay della Electro Harmonix. Quindi praticamente abbiamo racchiuso dentro questo chassis veramente compatto più di 270 effetti a nostra disposizione. La tecnologia costruttiva è la stessa utilizzata dalla Helix, quindi dall'ammiraglia della casa Line 6, quindi gli effetti che troviamo in questa pedaliera sono gli stessi delle pedaliere Helix, con l'unica differenza che non abbiamo i blocchi dedicati a amplificatori a casse. Proprio di questa riproduzione dei pedali analogici la Line 6 fa il suo cavallo di battaglia, in quanto gli algoritmi vanno a modellare nel dettaglio proprio tutti i componenti dei pedalini, anche quelli più difficili da riprodurre come per esempio i fuzz. L'interazione con questa pedaliera secondo me è uno dei punti di forza perché è estremamente semplice e intuitiva e consente di andare a regolare gli effetti senza entrare in complicati menu che ci fanno perdere un sacco di tempo, che ci costringono a studiare i manuali prima di riuscire a tirare fuori un suono decente. Abbiamo gli switch capacitivi, basta appoggiare un dito su uno dei nostri effetti ed entriamo in un menu che ci fa vedere tutti i parametri dell'effetto e poi con queste tre rotelline qua sopra andiamo a regolarli, quindi posso praticamente andare a cambiare ogni parametro dell'effetto. Premo mod e ritorno dove ero prima. Gli switch capacitivi sono da questo punto di vista interessanti perché mi fanno entrare nei menu solamente appoggiando un dito, quindi non ho bisogno di andare a premere o andare a premere degli altri tasti, basta che poggio un dito su uno dei foot switch e entro già nel menu dove posso andare a editare i parametri dell'effetto. Un'altra caratteristica molto interessante di questa pedaliera è il fatto di avere un analog bypass, ovvero il segnale che non viene effettato va direttamente dall'ingresso all'uscita della pedaliera senza essere convertito da analogico in digitale, da digitale analogico. Quindi non c'è il passaggio di questa conversione che fa perdere qualità al segnale. Quindi solamente la parte effettata viene processata alla pedaliera. Analogamente quando la disattiviamo è come se non ci fosse nella catena, non va a alterare e degradare il nostro segnale. Inoltre ha una dotazione di tutto il rispetto di input e output che consente anche routing abbastanza evoluti e complessi. Questa pedaliera infatti si può collegare col metodo 4 cavi, ha due prese send return e quindi possono essere inseriti effetti esterni, ha sia ingressi che uscite stereo, ha anche il collegamento MIDI, quindi sicuramente da questo punto di vista non manca quasi nulla. E ha anche il collegamento USB per andare a utilizzarla con l'editor che ci consente di creare i preset, salvarli, importarli, esportarli e quindi gestire tutta la parte riguardante i preset. Infine, su questa pedaliera si possono anche caricare le IR, ovvero le famose impulse response amate da tanti, che vanno praticamente a simulare le fotografie di amplificatori e casse microfonate. Questo quindi consentirebbe, nel momento in cui noi abbiamo delle IR esterne, di caricarle sulla macchina e collegarci anche con questa pedaliera direttamente all'impianto esterno, all'impianto di amplificazione esterno. Ma vediamo un po' di differenze fra l'uso di questa pedaliera rispetto a una pedaliera fatta con pedalini singoli. E guardate che non dico con pedalini analogici, appunto perché non tutti i pedalini sono analogici. Allora, innanzitutto, quando abbiamo una pedaliera fatta con pedalini singoli,
abbiamo comunque una configurazione fissa, una catena fissa, cioè non è che tra un brano e l'altro possiamo scambiare l'ordine dei pedali o possiamo aggiungere un overdrive, quindi quella è e con quella dobbiamo suonare. Limitazione invece che non abbiamo con l'HXFX, dove su ogni preset possiamo modificare la catena come vogliamo. Inoltre, il fatto di avere una catena fissa con i pedalini fa sì che se volessimo avere altri pedalini dovremmo aumentare la dimensione della nostra pedalboard, quindi con maggiori costi, con maggiore peso e con maggiore necessità quindi di alimentazione. L'HXFX su ogni preset consente di costruire una catena con un numero massimo di 9 effetti, con in più l'accordatore che è sempre attivabile, quindi è come se fosse un decimo pedalino. Quindi 9 effetti più l'accordatore 10, sempre disponibili. Quindi possiamo fare una catena che va da 1 a 10 effetti. Ce n'è sicuramente per tutti i gusti. Inoltre si può collegare anche un pedale esterno di espressione a cui possiamo associare anche la funzione del wah-wah. Però il grande vantaggio è che rispetto a una pedaliera equivalente analogica dove abbiamo 9 o 10 pedalini, questa è molto ma molto più compatta e ha anche tutta una serie di altri vantaggi relativi agli snapshot, ovvero a quelle scene, a quelle istantanee che possiamo creare su ogni preset. In particolar modo qui si possono fare fino a 4 scene, quindi fino a 4 fotografie di suoni all'interno di un singolo preset senza avere bisogno di cambiare preset. Quindi su ogni scena possiamo memorizzare una combinazione di pedali, assegnare funzioni multiple come la spegnimento accezione di più pedali, di più effetti, ma anche regolare tutti i parametri all'interno di ogni effetto, modificando da una scena all'altra. Quindi per esempio in una scena voglio il reverbero con un certo mix, in una scena aumento il livello del reverbero, in un'altra scena aumento il tempo del delay e così via. Cioè posso praticamente governare ogni parametro della mia pedaliera semplicemente premendo un foot switch, l'importante è che l'ho programmato prima nella scena. Tutto questo è chiaramente impensabile con una pedaliera tradizionale fatta di pedalini, perché dovrei contemporaneamente spengere e accendere più pedalini e comunque per modificare i parametri dovrei abbassarmi e girare le manopole, a meno che non si tratti di pedalini che hanno dei tasti per richiamare delle memorie, ma alla fine poi sarebbero digitali tanto quanto questa pedaliera. Quindi con le scene, con gli snapshot, con una sola pressione di un foot switch posso fare una serie complessa di azioni che diversamente con una pedaliera mi richiederebbe molto più tempo e che non potrei fare mentre sto suonando. Ma andiamo invece ai suoni. Che dire dei suoni? Cioè abbiamo veramente tutta questa perdita di qualità rispetto a dei pedalini singoli o a dei pedalini analogici? Allora sicuramente dei 270 e passa effetti che ci sono dentro questa pedaliera non tutti sono validissimi. Ci sono alcune modellazioni, alcune simulazioni più belle, altre un po' meno belle o meno sfruttabili. Io sicuramente nel tempo ho i miei preferiti, ovvero ho individuato quella decina, quella ventina di effetti che mi piaccio di più e che ciclicamente vado a usare e richiamare nei miei preset. Ve ne faccio vedere qualcuno. Qui vedo per esempio alcuni effetti, come per esempio questo Compulsive Drive. Questo Compulsive Drive è la simulazione dell'OCD. Poi per esempio questo è regolato con un drive molto basso, 3, perché ho visto utilizzandola che non va bene alzare troppo il gain dei distorsori e degli overdrive, perché poi suonando su un amplificatore fisico bisogna mettere in conto anche la saturazione, il gain che dà il canale clean dell'amplificatore quando è portato dal vivo a certi volumi, quindi non bisogna esagerare con il gain. Un altro effetto molto interessante è questo overdrive, layer apparent, che è la simulazione di un pedale della Analog Man. Thank you.
e gli effetti d'ambiente, per esempio questo digital delay. Poi per esempio c'è questo overdrive, questo Pillars. E guardate questi effetti d'ambiente, questo Dimension che è una specie di chorus molto anni 80. Quindi come vedete i suoni sono assolutamente validi e quindi non mi sento di dire che questi sono suoni digitali, freddi, impersonali, anzi tutt'altro. E la pedaliera conserva anche una bella reattività al tocco e alla dinamica. Per esempio mettendo un distorsore e andando a girare sul volume vediamo cosa succede. Beh, non si può dire che non ci sia dinamica, abbassando il volume addirittura da un distorto arrivo quasi a un clean o comunque un overdrive leggero. Quindi tutta questa critica ai suoni digitali, alla fine poi di fatto non vedo grandi problemi all'utilizzo di questa pedaliera e comunque non vedo una perdita rispetto a una pedaliera con pedalini singoli dove magari all'interno abbiamo anche dei pedali digitali che la rendono ancora più simile a questa qui.
Un grandissimo punto di forza, a mio avviso, di questa pedaliera è la qualità sonora della catena. Con l'HX Effect infatti si evitano una serie di problemi legati alle pedaliere che hanno tanti pedali, come per esempio la possibilità di falsi contatti sia nei cavi patch che collegano un pedalino all'altro, sia negli spinotti d'alimentazione, o come per esempio la rumorosità, i loop di massa che si innescano in pedaliere quando magari non abbiamo l'alimentatore perfettamente stabilizzato, c'è un loop di massa. Qua invece, come vedete, non abbiamo nessun tipo di rumore di fondo. Si sente solo un leggero ronzio legato a single coil che si annulla nel momento in cui metto i due single coil in parallelo, così come avviene in tutte le chitarre. Ho inserito in questa catena in effetti un noise gate, ma come vedete non mi taglia le code del sustain, del suono, e nemmeno reagisce in maniera strana come sui modeler, dove appena avvicini le dita alle corde senti un ronzio perché si disattiva il noise gate. Qua tutto questo tipo di problemi non ce l'abbiamo. Inoltre non abbiamo problemi di impedenza, in quanto tutto è ottimizzato all'interno della pedaliera. Quindi non abbiamo problemi di compatibilità tra un pedale e l'altro. Non abbiamo il problema della bufferizzazione, perché già il segnale è robusto ed è perfettamente convertito con l'impedenza giusta e bufferizzato nel modo giusto per poter essere ricevuto dall'amplificatore della chitarra. Lo spazio ridotto. Cioè, con questa pedaliera abbiamo veramente, in questo piccolissimo spazio, cioè in neanche 30 centimetri, abbiamo praticamente la possibilità di avere una catena di 9 effetti, di cui 7 ce l'ho sempre a portata di piede, in uno spazio veramente estremamente compatto, senza, diciamo, sacrificare nulla, perché comunque gli switch sono disposti a una distanza adeguata gli uni dagli altri e non si commette l'errore di pestarne uno invece di un altro. La grande versatilità di questa pedaliera è un altro grandissimo punto di forza. Avere tutti questi effetti a portata di mano, a portata di piede, ci può consentire di fare preset e catene per i più svariati generi musicali, conservarle e salvarle nella macchina, quindi comunque sempre una versatilità superiore rispetto a una pedaliera fatta con pedalini singoli, che sono quelli, e quindi non ci consento di cambiare la catena. Infine, il costo è veramente ridotto, cioè parliamo di 590-580 euro, che oggigiorno veramente non ci compri nulla. Basta comprare 2-3 pedalini al top a 200 euro l'uno, mediamente già superi questa cifra, hai solo 3 pedali. Qui veramente con 580 euro, 590 euro, cioè hai già tutto, hai 270 effetti, hai sacrificato così tanto nella qualità. Ma da quello che vi ho fatto vedere non mi pare che ci sia tutta questa grande perdita di qualità. Certo, sta a te poi saperla regolare nel modo adeguato, collegarla a un bel amplificatore, perché è chiaro che il suo rendimento è influenzato anche dalla tua capacità di regolare i suoni, di fare i preset, ma anche dall'amplificatore in cui la vai a collegare, perché è chiaro che se la colleghi in un brutto amplificatore a transistor magari suonerà sicuramente peggio rispetto a collegarlo in un bel amplificatore valvolare. In conclusione, per me questa pedaliera è assolutamente un best buy, un prodotto consigliatissimo, sicuramente per chi non ha pedalini e vuole approcciarsi a questo mondo, ma anche per chi ha già tanti pedalini. Io stesso posseggo tantissimi pedalini storici di cui non mi separerò mai, ma ciò nonostante questo prodotto risulta essere molto user friendly, molto facile da utilizzare, molto rapido, va anche praticamente nella tasca della borsa della chitarra per quanto è compatto, e mi consente di avere tutti i suoni per fare un live. Non me ne vogliono i puristi dell'analogico e dei pedalini, non voglio togliere nulla ai pedalini, ma sicuramente questa alternativa è un'alternativa che ogni chitarrista consapevole deve valutare, senza comunque avere preconcetti in un senso o nell'altro. Per oggi è tutto, lasciatemi le vostre impressioni nei commenti e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!